Amici e amiche della stampa, benvenute. Una conferenza stampa organizzata, la prima conferenza stampa organizzata all'interno dell'emiciclo del complesso restituito alla collettività abruzzese, in particolar modo sapete alla città dell'Aquila. Per lui ci sono. Questa volontà espressa dalla Presidenza del Consiglio regionale di iniziare a valorizzare anche la navata di questo antico monastero, la conferenza stampa fatta proprio ai piedi di questa bellissima vetrata artistica fatta dal Maestro Suma, come tutti quanti sapete. L'occasione qual è? Quella per valorizzare la conferenza stampa che la Regione organizza, chiamando in continuazione i territori. È giusto che i territori che animano una serie di attività che vanno dal sociale, al culturale, alla formazione, quindi non solo all'aspetto ludico vero e proprio, ma anche in termini di dare un contributo alla crescita della nostra Regione. Quindi era giusto che i territori venissero qui in questa sede regionale a parlare anche loro di ciò che organizzano, in questo caso nel territorio classicato, nella città di Avezzano, ma all'interno proprio di un luogo come questo restituito alla città, all'interno del Parco Torlonia, all'interno del Palazzo Storico Palazzo Torlonia, un complesso molto importante che non ha eguali, diciamo, per caratteristiche, per storia, per ciò che ha rappresentato la comunità come la comunità marsicana, ha rappresentato fatica, ha rappresentato lavoro, ha rappresentato sviluppo economico, formazione dei giovani, crescita di un'intera popolazione, ma crescita di intere generazioni. E quindi ecco perché all'interno di un luogo che è stato costruito alla città si presenta un altro luogo, che è quello di Parco Torlonia, Villa Torlonia, restituita alla collettività abruzzese. In questa occasione è animato, come lo presentiamo, dal Consiglio regionale attraverso una serie di iniziative che fanno sotto il nome le istituzioni che incontrano i cittadini, animato dall'Associazione Culturale Prologo di Avezzano, che riorganizza di nuovo la settimana marsicana, una manifestazione di antica memoria che veniva organizzata in questa città e che segnava la partecipazione non solo della collettività marsicana, ma dell'intera collettività regionale e delle regioni di Emilia. E all'interno ancora, proprio per evidenziare lo stile, diciamo, il ricordo di ciò che era e soprattutto ricordo e vocazione storica, anche l'amministrazione comunale di Avezzano ha chiesto la disponibilità per organizzare una serie di iniziative che fanno sotto il nome di rassegna del teatro amatoriale locale nel senso che è un teatro che si scrive in una forma non solo dialettale, ma proprio nel raccontare la storia di luoghi, popoli, genti, ciò che è accaduto anche in un angolo del territorio del paese italiano. Allora oggi questa conferenza proprio per quale motivo? La prima è quella per ricordare che c'è stato un forte impegno da parte della Regione che oggi di nuovo trova riscontro verso quel parco complesso Torlonia, dove la Regione ha investito e sta investendo 4.700.000 euro, che vanno sotto il nome del MASPLAN per Parco Villa Torlonia, dove lo Stato dell'Arte è, che è l'amministrazione comunale di Avezzano, soggetto attuatore, oggi si trova alla vigilia della presentazione, dell'approvazione del progetto definitivo per poi procedere all'appalto per l'inizio dei lavori. Questo che vuol dire? Che era giusto che venisse restituita la città, che era giusto che venisse valorizzata attraverso un investimento così importante, perché la prova è che viene chiesto proprio per utilizzarlo non solo durante il periodo estivo, giugno, luglio e agosto, ma durante tutto l'arco dell'anno, perché all'interno è possibile godere, diciamo, di un pezzo di territorio quasi isolato dal resto della città, ma al centro della città, e con la nuova ristrutturazione sarà sicuramente un centro propulsore per le attività sociali, le attività culturali,
le attività di formazione. Questa è la volontà da parte dei cittadini, questo è l'indirizzo che la Regione ha dato e che continua a sostenere insieme all'amministrazione comunale di questa città. Una notizia è che c'è un accordo che si andrà a concretizzare con la Regione Lazio attraverso le due presidenze dei consigli proprio per la valorizzazione e l'utilizzo anche da parte della Regione Lazio, delle manifestazioni che organizza, di questo fantastico complesso che è Palazzo e Villa Torino. Nelle prossime settimane sarà preso noto il contenuto dell'accordo e sarà presentato anche all'opinione pubblica. Le iniziative sono quelle proprio inserite con la prospettiva di far diventare questo complesso un attrattore regionale. Questo è il motivo anche perché la conferenza stampa organizzata qui con altri due soggetti che hanno quel complesso, Comune di Avezzano, assessore Pierluigi Di Stefano e prologo Federico De Vico, proprio perché sono manifestazioni che hanno un carattere non localistico ma che hanno una eco non solo regionale ma interregionale. Allora penso a tutti vuol dire far conoscere quella roba importante che si fa nel territorio della Marca in tutta la regione e addirittura fuori regione. Le iniziative che vengono organizzate e quindi questa grande promozione che di nuovo la Regione fa, promuove e che dicevo vanno sotto il nome di eventi della Presidenza del Consiglio, le istituzioni incontro ai cittadini, inizieranno nel mese di agosto e termineranno nel mese di ottobre. Sono 8 iniziative, la prima si terrà il giorno 8 agosto 2018, la data non è scelta a caso, ma è scelta proprio fra ponendo gli impegni assunti relativamente all'iniziativa organizzata dalla Prologo, che poi ne parlerà nella settimana marsicana, e dell'iniziativa organizzata dal Comune di Avezzano del Teatro Amatoriale. Quindi la Presidenza trova le date libere, li colloca queste iniziative. La prima dell'8 agosto è la storia di Palazzo Polonia e della famiglia Polonia, organizzata dal professor Carlo Fonsi, che è presidente dell'Istituto Abruzzese per la storia della resistenza dell'Italia contemporanea. Quindi è un'istituzione questa del Consiglio regionale, ecco perché le istituzioni incontrano i cittadini. E le altre sedine saranno il Fuji, il nuovo impianto del libro, per rappresentare questo megaprogetto per gli impianti che riguarda proprio il nostro territorio, il terzo dell'Università Abruzzese incontra i cittadini e saranno presenti i rettori delle tre università proprio a modo di promuovere quelle che sono le nostre eccellenze delle facoltà regionali. Poi c'è un altro importante appuntamento che è quello del Core, sapete che è l'istituzione della Presidenza del Consiglio che verifica che tutela i cittadini in tutte le vertenze che i cittadini hanno con i gestori della telefonia, i gestori dell'informazione. E quindi anche questo diventa un incontro molto importante, soprattutto perché il nostro Corecom ha lavorato molto sul cyberbullismo. Quindi il Presidente e il dirigente presenteranno questa struttura e daranno informazioni di nuovo sul funzionamento. Poi ci sarà l'incontro sul nuovo umanesimo, dove parteciperà un padre gesuita e il vescovo della diocesi marsicana. E poi la storia della musica abruzzese, con il direttore principale dell'orchestra, docente del Conservatorio di Pescara, con il dottor Giorgio Paravano, segretario generale dell'ISA, e il professor Ettore Pellegrino, direttore artistico dell'ISA del Mar Lucino e anche altri. Poi ci sarà la storia del Parco Nazionale d'Abruzzo, la storia del Parco Nazionale della Maiella, delle riserve naturali e dei parchi regionali. Quindi è una iniziativa, diciamo, all'interno di quel complesso proprio per valorizzare il nostro territorio affinché queste iniziative, che sono di grande, diciamo, rilievo, vengano anche all'interno di questo angolo d'Abruzzo, splendido per diversi motivi, organizzate e quindi partecipate. Ma proprio di riflesso le iniziative che vengono prodotte dal territorio, dall'Associazione Prologo e da una serie di associazioni locali, dal Comune di Avezzano, Comune locale, vengono
presentate all'esterno di quel territorio, fatti conoscere all'interno Abruzzo e anche a Regione, poi dal nostro territorio regionale. Ecco il motivo della nostra conferenza stampa, proprio per permettere questo dualismo rispetto a ciò che si organizza dal territorio, fatto conoscere in maniera più importante, e ciò che un livello superiore si organizza in genere in altri luoghi, nelle città di riferimento, nelle città di provincia, dei capoluoghi di provincia, organizza anche nel nostro territorio, proprio perché è importante portare i cittadini a contatto con le nostre istituzioni. Io direi a questo punto, se siamo d'accordo, di portare fonti, poi ci dovrei aggiungere qualche cosa dopo i partecipanti alla conferenza stampa, per primo come ente pubblico e poi il presidente dell'associazione Prodotto che presenterà all'interno di questa, di questi eventi straordinari dell'organizzazione. Prego. Grazie Presidente, beh, io parlare da un Presidente che è stato esaustivo come al solito sarà complicato aggiungere dei elementi di novità, però saluto tutti i presenti, in particolar modo i giornalisti che ci aiutano poi a diffondere quello che è il programma estivo di questo che è diventato un evento centrale dell'estate, non solo nel Comune di Avezzano, ma come dice la nomenclatura settimana marsicana di tutto un territorio, l'ampio territorio marsicano, e grazie a questa operazione di promozione in un palazzo significativo per me in particolare, ma comunque che offre lustro e pregevolezza a questa manifestazione importante, credo anche la settimana marzicana potrà diventare comunque un appuntamento importante per tutta la provincia e per tutto l'Abruzzo. Ringrazio il Presidente del Consiglio per questa opportunità che ci dà, perché credo che qualche anno fa promuovere la settimana marzicana all'Aquila sarebbe stata un'operazione impossibile, anche da pensare, ma che invece è un'operazione importante perché va in quella direzione alla quale dobbiamo tendere tutti noi amministratori delle aree interne, e cioè nella direzione dello scambio continuo tra amministratori, della reciprocità, dello scambio di informazioni, perché come amministratori della provincia dell'Aquila non possiamo essere isolati, ma dobbiamo avere uno sguardo complessivo di provincia per poter poi guardare delle sfide del futuro, e la cultura può essere il volano iniziale per tendere a questo sviluppo della provincia dell'Aquila. È un lavoro istituzionale importante quello che abbiamo fatto noi come amministrazione di Avezzano, ma anche e soprattutto il Consiglio regionale, di promozione di questa manifestazione che ormai dicevo è importantissima per la nostra città e per locale. 120 eventi in quello che è il palazzo più importante della nostra città, il Palazzo Tornoglia, ha restituito alla città, e di questo devo ringraziare soprattutto l'intuizione del Presidente Giovanni Razzo, ma anche dell'interno del Consiglio regionale, un palazzo che è incastrato in un complemento di arredo urbano centrale che va dal Castello Orsini alla piazza centrale di Sorgimento, e che come amministrazione stiamo ristrutturando e ammodernando. Il Palazzo Tornoglia, grazie anche, come diceva il Presidente, ai 4.000 del Masterplan, sarà ammodernato e reso ancora più fruibile, e sarà un palazzo quindi restituito non solo ad Avezzano ma all'intera collettività. Settimana marzicana che è organizzata, quindi dicevo, da questo interesse interistituzionale, e qui saluto il consigliere Domenico Di Berardino che mi accompagna, ma anche la consigliera che porta il mio stesso cognome, ma solo per, diciamo, per una casualità non abbiamo una forte parente, la Sonia Di Stefano. Settimana marzicana che però è organizzata grazie a una cabina di regia, non sarebbe stata possibile proporla dopo tanti anni se non avessimo avuto la lungimiranza ma anche la tenacia di tanti volontari presieduti dal Presidente Tudillo e dal Vicepresidente Leonio, e cioè dalla Prologo di Avezzano. Mi dicono 6.000 tesserati, quindi forse l'associazione, sicuramente l'associazione più numerosa della nostra città, un'associazione che diventa importantissima, che organizza eventi durante tutto l'anno e che nella settimana marzicana ottiene l'evento più importante. 120 eventi, dicevo Presidente, il calendario quest'anno è molto importante, arte, cultura, sport, enogastronomia, artigianato, ma ci sono anche dei convegni di grande pregio, ce n'è uno in particolare che mi vedrà anche relatore su sport, disabilità e autismo. Nella nostra città stiamo investendo particolarmente nella problematica dell'autismo, e questo convegno creerà un modello di sviluppo e anche di confronto tra istituzioni aquilane, marzicane ma anche femminili. E insomma, un programma importante, che è la location più importante che abbiamo. Io devo ringraziare tutti quanti noi, ma il ringraziamento in particolare va alla Prologo, perché quest'anno
accompagnato dall'ufficio presidente del professor Leone, i quali ci stanno in merito allo spazio importante per questa kermesse settimana mafficata che vi organizza, dove io devo dirvi di permettere che c'è un'iniziativa per la stampa importante, anche che è sempre presente, dottor Monaco, l'iniziativa importante per la Provo, tutte importanti i giorni, ma c'è quella di apertura, c'è un evento importantissimo, che penso che parta da quello. Prego. Sì, un cordiale saluto di benvenuto a tutti quanti presenti, il giornalista soprattutto, vedo un'ottima sinergia che si è creata tra regione rappresentata da lei presidente e dall'amministrazione comunale che vediamo i tre rappresentanti, i tre consiglieri che ci ha citato l'assessore alla cultura e noi che si apprendiamo la sovranismo all'Izzanese, ma in primis perché come diceva sempre l'assessore è la situazione più virtuosa della città di Avezzano e solo la situazione più virtuosa di Avezzano poteva pensare a rigenerare con follia la settimana marzicana, una manifestazione che era partita nel lontano 1951 a seguito della riforma agraria, la costituzione dell'ente Fucino e dopodiché quindi in concomitanza con il campo, con il partito marzicano e con il Avezzano rinasce la settimana marzicana che si conclude dopo 15 anni, 15 edizioni. Perché? Perché effettivamente la settimana marzicana, Presidente, rappresenta una fatica a realizzarla, una grande fatica. Noi ci troviamo alla terza edizione, quest'anno, l'anno scorso, 82, 83 eventi, avevamo detto che erano quasi ingestibili perché ne erano tanti, quest'anno ce ne siamo ritrovati a farne 114, quindi non dico abbiamo raddoppiato, ma abbiamo rincarato la dose di gran lunga. Sappiate che la settimana marzicana, oltre a temi che riguardano il sociale, come ha detto sempre l'assessore allo sport, in particolar modo la giornata dedicata diversamente a Albini, ma non ci dimentichiamo che ci sono tre mostre che le stanno all'esterno, addirittura tre musei stanno partecipando, tre musei, addirittura anche il Vittoriano di Roma con il dottor Martinez, con la partecipazione dei detenuti della casa circondariale di Avezzano. Quindi l'occhio della Provo che guarda sempre con attenzione il sociale, ma il sociale di fatto, non di chiacchiere, noi facciamo di fatto, non di chiacchiere. Pensate che dal 2014 ad oggi abbiamo elaborato circa 300 manifestazioni. Io non è che voglio mandare la Provo, ma è una macchina da guerra la Provo Avezzano, è un qualcosa che noi nemmeno pensavamo di poter raggiungere. Quest'anno noi ci troviamo manifestazioni che riguardano la grande guerra, perché in concomitanza con questa settimana marzicana noi abbiamo elaborato anche il calendario della grande guerra, dove stanno degli eventi che abbiamo raccolto anche dentro la settimana marzicana. Non a caso a ottobre andiamo a fare un itinerario all'interno dell'ex campo di concentramento, sito proprio nella località di concentramento, dove della pallonistica ricostruiremo un itinerario che ricostruirà passo passo quello che fu uno dei più grandi campi di concentramento del centro Italia oltre quello di Sulmona. Quindi è una Provo sempre operativa, attiva, dinamica, che oggi raccoglie consensi da tutte le parti. Quindi enogastronomia, ci sarà lo street food, il terzo street food della città di Avezzano, 114 eventi, 30 sono dedicati alla cultura, 30 allo sport, oltre 40 sono quelli per l'intrattenimento dei bambini, anche quello è un aspetto che abbiamo dato in particolar modo, e tutti i giorni sono almeno 3-4 eventi dedicati ai piccini e quindi una Provo che va avanti così. Allora volevo solo ripassare. C'è un evento straordinario, a mio avviso, un giudizio io, non avendo partecipato via all'organizzazione. In sintesi, è una settimana masticata che arriva, coinvolge l'intero panorama sociale dell'intera marca, dei giornalisti, si eleva oggi ad essere una manifestazione alla presunzione di diventare una manifestazione di carattere interregionale, tant'è vero che loro hanno deciso di presentarla all'interno di questo palazzo regionale con il massimo sforzo organizzativo, questo si capisce dal libretto che vedete la settimana passata. C'è un evento importante che è quello inaugurale dove la Provo organizza anche un dibattito insieme all'amministrazione comunale di Avezzano dove partecipa il dottor Gianni Letta e si parlerà della mafia ieri, oggi e domani. All'interno di questa iniziativa ce n'è un'altra ancora molto originale per abbastanza, dove di nuovo, dopo aver restituito alla città di Avezzano il centro studi con Maria Paranza, con la donazione e la messa in ordine del patrimonio di
del dottor Vizzino Verri, che mi ha dato il figlio, e quindi per abbonare anche questo patrimonio di Braga alla presenza della dell'amministrazione comunale, dove il dottor Gianniletti in occasione parlerà di questi tre momenti del nostro territorio marsicano. Se voleva aggiungere qualcosa di questo teorico, una settimana, vicepresidente. Soltanto due parole moltiplicate per 10 magari, una per dire per quale motivo all'Aquila, per quale motivo alla sede del Consiglio regionale la presentazione del programma della settimana marsicana. A me piace dire per raccontare una favola, perché la nostra terra, terra dei Marsi, forse è l'unica al mondo che può iniziare il proprio racconto, la propria narrazione dicendo c'era una volta. C'era una volta l'acqua, il lago, poi c'era la terra e poi c'è stata l'appropriazione delle terre. Nel 51, che era il 1951, l'anno di svolta del nostro territorio, con l'appropriazione delle terre da parte dei contadini, c'è stata la prima settimana marsicana. Sono state 14 edizioni e questa è la 17ª, 3 edizioni riprese dopo tantissimi anni. Anche questa è una favola. Gli altri hanno da raccontare probabilmente cose di natura folcloristica o folclorica, noi abbiamo da prospettare una storia futura. Seconda suggestione, a qualche metro da qui c'è la sede provinciale dell'UNICE. Io sono presidente provinciale dell'UNICE, oltre che vicepresidente dell'Afroloco, e devo dire che lo spazio dedicato ai bambini, voi sapete che l'UNICE è l'organizzazione mondiale che da sempre combatte e lotta per i diritti dei bambini. Allora, dentro questo programma c'è veramente, sono rappresentati i diritti dei bambini, perché in genere tutte le manifestazioni, pensate anche alle grandi manifestazioni che si svolgono all'Aquila, alla Sulmona, eccetera, lo spazio dei bambini non esiste. In questa settimana marsicana ci sono attività di giocoleria, curativi, clauneria, eccetera, eccetera, ma ci sono anche laboratori creativi, laboratori teatrali, laboratori di natura scientifica, di natura etnologica, eccetera, rivolti ai bambini. Allora, lo dico da presidente provinciale dell'UNICE, questa forse è l'unica manifestazione in Abruzzo che chiede in altissima considerazione i ragazzi e i bambini, e credo che questo sia un merito della nostra associazione, della nostra Afroloco, che fa in questa settimana qualcosa che può volgere il proprio sguardo non soltanto nella Marsica, non soltanto nella provincia dell'Aquila, non soltanto nella regione Abruzzo, ma in quanto valorizzazione dei diritti dei bambini, probabilmente essendo l'unico tra l'altro rappresentato in prima pagina, è qualcosa che guarda al mondo intero, perché i diritti dei bambini sono salvaguardati e tenuti in considerazione in questa manifestazione come in nessun'altra manifestazione della nostra regione. Io volevo fare un'ultima chiosa e poi concludiamo. Volevo associare le parole del Presidente e evidenziare l'importanza del riconoscimento a Vizzino Verri, che sarà la giornata coronata dal concerto della fanfara dei Carabinieri della prima giornata della settimana marsicana. Ma poi volevo anche chiusare sulla rappresentazione sulla kermesse teatrale che faremo dentro il quadro Alza. È una kermesse, il Presidente l'ha definita, di teatro amatoriale. Ho visto il teatrante. Non è solamente teatro amatoriale, sono 13 appuntamenti che inizieranno con prosa di altissimo livello, ci saranno delle compagnie teatrali che calcano palcoscenici nazionali, avrà anche un appuntamento dedicato a quello che è il teatro significativo nella nostra città, cioè il teatro amatoriale dialettale, che soprattutto a livello quantitativo ma anche qualitativo ottiene molti onori e molte persone durante gli spettacoli, e si concluderà con degli spettacoli
Innanzitutto lei in secondo luogo, ma non secondo, il prezzo.
meno alla sala mezza, ospiti del Presidente.